Ciao ragazzi, io sono Beon Gamer e vi do il benvenuto nel 14° episodio del campionato Master. Signori, oggi partiamo da qui, si gioca in casa contro il Benevento, quindi ovviamente il tempo di sistemarmi la squadra e poi si scende in campo. Ok, gettagli si parte, mettetevi comodi e godetevi la partita. Ovviamente raga, come avrete capito anche da soli, guardate dove è il joystick. Ci sono 9 giocatori praticamente dall'altra parte, ultra difensivo. Ma che schifo. Guarda, come cazzo guarda quanti ce n'è, guarda. È stato qualche giorno fa Tommy in live, mi hai chiesto: Marco, ma sta Master ti diverte? Sinceramente raga, io non trovo molta differenza con gli altri anni, devo essere sincero. Anche sul discorso dell'animazione, sì, ci sta, i filmati, tutto quello che vuoi, paradossalmente hanno migliorato un po' anche il mercato, però. E questo sarebbe un cross. Io non trovo molte differenze con le vecchie Master, ma parlo per una questione di CPU, di comportamento del COM. Cioè, imbarazzante perché, sapete cosa? Mi ricordo se è stato prima che uscisse PES 2018 o PES 2017, non mi ricordo. Ma mi ricordo il fatto che Konami, tramite un comunicato, aveva fatto sapere che aveva sistemato il COM. Il COM diventava praticamente adattivo. Adattivo è una terminologia che sto utilizzando io in questo momento per farvi capire meglio il succo del discorso, il concetto. Ovvero che in base a come giochiamo noi, il COM si adatta. Ma non è quello che vedo io. Cioè, nel senso, ve lo spiego ancora meglio. Poniamo il caso che noi giochiamo soltanto sulle fasce, no? Quindi fascia cross, quindi che cosa farà il COM? Tenderà a difendere sulle fasce. Ci sta, giusto? Ma un comportamento come quello che stiamo vedendo in questa Master, e ripeto, siamo a Superstar, siamo a Leggenda, siamo a Campione, il COM che si chiude così tanto in difesa, io non lo so, cioè per me non è normale, cioè lo fa proprio di default. Non sono tutte le squadre, ma diciamo che su 10 partite, 6-7, il COM le gioca in quel modo. Cioè, non è bello. Dici sì, ti puoi adattare tu cercando di mettere offensivo, ma io già lo so come gioca il COM in questi casi. Il COM gioca praticamente tutto difensivo e di contropiede. E quando è così si sputtana anche il vostro modo di giocare, si sputtana anche il movimento dei giocatori in campo. Vostri, tra l'altro, guarda. Boh, mi hanno messo marcatura stretta su Navarro, che è il mediano. Il mediano. E non si passa, oh, non c'è verso di passare, Carla. Ma vi posso mai fare tutta la partita così, raga? Cosa? Veramente è partito quel cross? Veramente ha fatto quel colpo di testa Rising? Veramente? Complimenti. Va bene, cioè è l'unico modo che sto trovando al momento per poter imbucare la difesa del COM, che ora come potete vedere è salito di una tacchetta, quindi ora mi lascerà un po' più di spazio. Cioè, vedete il COM come tira la palla così a cazzo di cane, proprio la butta. Oddio, se l'avevo vista dentro.
Gran parata del portiere comunque. Cioè, guardate ragazzi, sono praticamente all'83esimo minuto, ok? Schema di gioco, vi faccio vedere la resistenza dei giocatori. Mai successa una roba del genere. A parte Soric che sta quasi per morire, però possiamo anche cambiarlo effettivamente. Cioè, queste sono le partite quando il COM gioca in questo modo. E non mi piace. Non mi piace assolutamente, non mi piace anche perché non riesco a darvi divertimento, spettacolo. Finita. Partita proprio stupida. Stupida, la partita proprio inutile. Seconda partita dell'episodio. Si gioca in trasferta contro l'Ascoli. Come sempre, il tempo di sistemarmi la squadra, signori. E si scende in campo. Ok, gettagli si parte, mettetevi comodi e godetevi la partita. E vediamo come gioca l'Ascoli. Stavolta il falso 9 lo levo. Anzi, lo lascio. Intanto vedo che l'Ascoli c'è la tacchetta su, è la cosa che mi fa ben sperare. Sì, manuale. Immanuele, fra. Immanuele, Altamari. Altamari. Figlio di... L'Ascoli ha letteralmente rinunciato all'offensiva. E secondo me anche di questa partita vedrete poco. Che effettivamente c'è poco. Mamma mia, cazzo, che cazzo di dire che fa? 2-0 signori, 2-0. Ce lo so, io vi capisco, raga. Mi vedete un po' spento, ma è noioso giocare così. Io non so se voi piacciono, guarda. Se voi piacciono sti video così, però cioè faccio fatica pure io a, come posso dire, ad intrattenere, perché effettivamente c'è ben poco, guarda. Cioè è scontato come la merda sto gioco. Attenzione. Giusto così. Ci sta. Dopo il recupero del genere ci sta. Buttata fuori proprio. Bravo. Lascia intendere. Toglila da qua. Mica se non fischiavo mi incazzavo, eh. Comunque, seconda partita vinta 2-1. Allora signori, vi faccio vedere questa trattativa in corso per Sessegnon, ok? Questo è il giocatore. Stella, livello 1, CLS 76. Risultati generali 12, media voto 5-3, gol segnati 2. C'ha 20 anni. Velocità 87, accelerazione 84, controllo del corpo 86, tutto il resto lo state vedendo. Non c'è abilità dei giocatori, però sti cazzi fondamentalmente non è male, non è male. Ingaggio normale 751, lo so raga, è un po' caruccio, però potrebbe essere un giocatore importante per la prossima stagione. Quindi è quasi quasi, anzi no quasi quasi, accetta i termini. E chi si è visto si è visto. Ora per la terza e ultima partita dell'episodio, signori, si gioca in casa contro il Venezia, ovviamente il tempo di sistemarmi la squadra, e si scende in campo. Ok, gettagli si parte, mettetevi comodi e godetevi la partita, e vediamo come decide di giocare il Venezia in difensivo. Io sto fermo perché già sapete come si andrà a disporre il COM, guardate lì. Scappa pure l'attaccante. Che schifo, che schifo. Questa sarà un'altra partita inutile. Che io lo so che sarà un'altra partita inutile. Partita con poche azioni. Dai. Oh, appena detto, 1-0. Va bene così. Non pressa.
sta letteralmente in difensiva e basta, non pressa il Venezia. C'è tutte palle alte il Venezia. Che bello! Che bello! Adoro questo gioco. Così. Fuck you! Tunnel! Tunnel di Arcas! Spettacolo! Fatemelo rivedere. Oh no! Mi scusi, mi era sembrato un tunnel. È tunnel, è giusto, è tunnel. Guarda quello, mamma mia, però. Così, corri. Oddio. No. Poi. No. Che l'avevo fregato un botto. Ma... Rice, mamma mia. Allora, vi spiego perché ho fatto ma. Perché la prima volta che l'ho passata con Rice avevo fatto L1X. Ciò significa che Rice doveva scattare. Invece è tornato indietro. Vabbè. Goleata, andata. Quando è così non mi fermo più, cioè entrano tutte. Ma poi la squadra, cioè raga, ma veramente 74esimo. Sbam. Esatto. Mi riesce tutto. Ora mi riesce tutto. Tu lo fai l'americano. Ma sei nato in Italia. Vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky and soda. Aia. Ma me chi tu fa? Tu ballo rock and roll. Tu gioco baseball. Ma però siamo a me. Ti dai, dai, piccoli. Finite 5-0, finite 5-0. 5-0 con Venezia, che ha giocato tutto in difensivo. Ma che schifo è. Che schifo è. Sembro ubriaco oggi. Però vabbè, raga. No, so, non mi convince, a me sta Master non mi convince. Ero partito con le migliori intenzioni, ma la stessa cosa riguarda comunque sia PES 2020 in generale. Cioè la demo, secondo me è tanta roba la demo. Il gioco finale, non lo so. Un po' deludente, cioè... Ma deluso anche perché c'era sulla demo io... Veramente, credo di aver fatto per la prima volta da quando ho aperto il canale un video sulla demo... positivo riguardo PES, però gameplay finale secondo me lascia molto a desiderare. Poi è una mia opinione, è un mio punto di vista. Ad ogni modo, signori, siamo addirittura di arrivo. Vi ricordo che sotto in descrizione trovate i link dei canali amici di Subway, di YouTube e di Grindelwald. Trovate anche i link di PES Italian Bar, il nostro gruppo di Facebook. Detto ciò, mi auguro che il video vi sia piaciuto, quindi vi invito a lasciare un bel pollice in su e a commentare. Alla prossima, ciao.